Ragazzi, ho lì notizia, una bomba ieri sera, non potete capire che è successo. Io so da ieri notte che sto con sto ditone in mano e non riesco, non ho dormito un cazzo praticamente, ragazzuoli. Non avete idea di che notizia, sta uscirà una serie a tema Fallout, ufficialissima, fatta da i ragazzi di Kilter Film, che sono quelli di Westworld, se l'avete visto. Insieme pure a quelli di Bethesda, ci sarà pure Todd Howard nella lavorazione. Non lo so, raga, io sto senza parole, sto fomentatissimo, non c'è stato neanche un leak, non si sapeva nulla. È uscita sta notizia così, ieri sera, buh! Che me stavo sentendo tipo male. Non lo so, ragazzi, le possibilità sono infinite, quindi non lo so, parliamone anche nei commenti. Questo è un video rapido dove vi informo di questa notizia bomba, ma usciranno altri video dove parleremo di teorie su dove potrebbe essere ambientato, non lo so. Perché le possibilità a questo punto sono infinite. Per chi di voi conosce la saga, comunque lo sa bene. Ma magari chi qui di passaggio dice ma che è sta serie e vuole saperlo un po' meglio, ragazzi, la serie di Fallout è una serie fottutamente epica, ambientata in un universo distopico atompunk, che è una sottospecie di steampunk, soltanto che, diciamo, una visione futurista, detto semplicemente, di come sarebbe dovuto essere il mondo nel futuro, visto da una popolazione degli anni 50 in piena guerra fredda e con una propaganda maccartista pesante. E quindi, ovviamente, ambientato in un universo post-nucleare dopo una guerra in stile Mad Max. E non lo so, noi che conosciamo la saga sappiamo per bene che potrebbe essere ambientata ovunque, in qualunque epoca, perché ogni punto della storia ha delle cose pazzesche che sono successe in quel periodo storico. Abbiamo visto 4 capitoli di Fallout ambientati in epoche diverse, dal 2077, nel pochi minuti di pre-guerra, prima della guerra, durante Fallout 4, ma per lo più in ambienti dopo il Vault, dopo l'uscita da dentro i Vault, magari 200 anni dopo la caduta delle bombe. Ma in questa serie è tutto, cioè, raga, potrebbe essere, non lo so, ambientata dentro un Vault. Potrebbe essere tutta la prima serie la storia di uno che come è la vita in uno dei due, in uno dei 122 Vault. Quindi, secondo me si potrebbero fare 100 serie soltanto senza neanche uscire fuori e alimentare l'idea di che cazzo ci sarà là fuori tra supermutanti, centauri, Deathclaw, mostri assurdi che magari neanche si sono visti in tutti i Fallout. Fammi levare sto ditone e parlo di gente. Mostri che magari non si sono visti in tutti i Fallout. Abbiamo letto ci sono notizie di posti dove, tipo, che ne so, in Italia non si è mai parlato, ma potrebbe esserci una parte della guerra delle risorse in Europa. Sappiamo che è stato iniziato un progetto assurdo che si chiamava Atlantropa, che era un'idea reale di Ermel Segel, un nazi, che voleva prosciugare completamente il Mediterraneo, e sembra che lì è successo, cioè, nel senso, è un universo distopico dove tante cose folli sono successe davvero, tipo la guerra delle risorse ha distrutto completamente l'Europa, noi non ci siamo mai ripresi dalla seconda guerra mondiale, in America è scoppiata la guerra nucleare, tutto ha puntato, tutte le energie sono state puntate su l'energia nucleare, non si è creato un microprocessore, anche se stavano nel 2077, ci sono computer enormi, perché non esistono i microprocessori, quindi si va tutto di valvole termoioniche, e ci stanno i boy giganteschi, sti portatili, tutto enorme, perché è una visione dell'universo che poteva esserci, diciamo, per un uomo degli anni 50, magari il futuro se lo immaginava così. Come lo steampunk è un'idea futurista e in stile anni 80, questa è un'idea futuristica in stile anni 50. E non lo so, raga, io mo sto fomentatissimo, è tipo un flusso di coscienza e non sto bene, sono mezzo sfogato e non sto bene spiegando perché si sa poco e niente. Questo è il trailer, quello che state vedendo qui dietro, quindi ancora non si sa nulla, raga. E neanche io, per quanto possa essere esperto, riesco a capire dove potrà essere ambientato da quel poco che si vede. Lo sfondo ricorda più quello di Fallout 3, ma potrebbe essere ambientato a Los Angeles. Potremmo vedere la terrificante situazione delle lande desolate di Los Angeles.
con Necropoli, che era un vault che non è stato chiuso per vedere gli effetti su tutti gli abitanti. Infatti la Vault-Tec, c'è tantissimo regà da spiegare, non mi perderei troppo per chi non conosce il gioco. E, comunque un universo distopico dove tutti si sono... i pochi sopravvissuti sono sopravvissuti nei vault, chi è rimasto fuori qualcuno si è salvato, ma la maggior parte sono diventati mutanti. Ma questi volti erano stati studiati per testare cose orribili sulla popolazione. C'era pure chi gli ha detto bene, tipo quello del volte 69, rimasto chiuso con 999 donne per tempo indefinito. E quindi c'è chi gli ha detto bene, c'è chi invece sono stati testate cose orribili, l'hanno trasformato in mostri, oppure hanno testato malattie, suoni che hanno fatto impazzire le persone. Insomma, c'è di tutto, potrebbero averlo ambientato lì, c'è una, pensate, un vault dove ci abitava soltanto un uomo con una scatola di pupazzi e non si sa se è impazzito lui o la scatola di pupazzi parlava davvero, perché in Fallout comunque è un universo dove ci sono gli alieni, ci sono demoni, mostri, fantasmi, quindi cioè, dai supermutanti a anche cose paranormali, nulla è precluso in questa storia. E non lo so, raga, sparate un po' di teorie anche voi e magari le affronteremo nel prossimo video. Dove potrebbe essere ambientata questa cazzo di serie, raga? Sto fomentatissimo. Non vedo l'ora di spararmela, mamma mia, me la mangio. Potrebbe essere ambientata magari una parte nel periodo prima della guerra, farci vedere dei personaggi in posti diversi degli Stati Uniti, posti che ancora non abbiamo visto, o magari in Europa, come stavo dicendo prima. Come potrebbe essere le prime serie nel Vault e poi l'uscita? Potrebbe essere un Vault dove magari li hanno criogenizzati, quindi neanche è niente la parte, quindi la vedo dura. Mi immagino più tipo il Vault 101, quindi magari un Vault dove c'è una repressione totale, dove si sono stati testati varie tipologie di studi sociali sulle persone, di questo genere. Quindi magari quelli di come nel Vault 13, che dovevano essere rinchiusi lì per più tempo possibile e alla fine dopo 200 anni sono usciti, ma ormai in una condizione di paranoia totale con il mondo esterno. E non lo so, regà, comunque sulla storia dei pupazzi, dell'uomo dei pupazzi, c'era anche una leggenda di una formica grande quanto un aereo 737, gigantesca, che non è mai stata vista nel gioco. Però esistono mostri mutanti, a quanto pare, in quest'area desolata che neanche abbiamo idea, regà. Io non lo so, sono curioso di come faranno, come verrà, visto che comunque questo film sarà fatto in live action, quindi sono curioso di come verrà realizzato un super mutante. Abbiamo già un'idea di come è stato fatto nel trailer live action di Fallout 4 e devo dire che già erano fighi così, robot e super mutanti. Come potrebbe essere davvero che magari sarà tutto completamente ambientato dentro un vault? E vi giuro che la cosa non mi dispiace, perché spero e sono sicuro che poi ci saranno altre serie dove vedremo il resto. Non lo so, Todd Howard ha detto che sono 10 anni che ci stavano pensando e sono molto felici di collaborare con i ragazzi di Kilter Film e che quindi sono sicuri che con loro avranno successo e che sono adatti per fare questo lavoro. E devo dire che vedendo Westworld mi trovo anche molto d'accordo, ci stanno anche varie cose che sembrano quasi citazioni a Fallout 4, cioè un punto che è identico all'istituto. I ragazzi di Kilter Studio, che c'è anche tra questi Jonathan Nolan tra gli sceneggiatori, che non è Christopher Nolan, è il fratello, quindi, però vabbè, ve pensate, perché comunque è lo sceneggiatore di Memento, scoperto, quindi, come si dice a Roma, un cazzo per culo. Ogni capitolo di questa storia folle e fantasiosa ci è costato innumerevoli ore che avremmo potuto trascorrere con la nostra famiglia e i nostri amici. Perciò siamo incredibilmente entusiasti di collaborare con Todd Howard e il resto dei geniali e folli della Bethesda per portare in vita questo gigantesco, sovversivo e grottesco universo con Amazon Studios. Sto fomentatissimo, regà. Che grandi, cazzo. È un super mega gioco sovversivo, non c'era modo migliore di dirlo. E mi fa venire in mente il gruppo paramilitare della Confraternita d'Acciaio. Chissà se ci sarà, chissà da chi verrà interpretato, chi saranno gli attori.
Vabbè, non lo so, raga. Possibilità infinite. Poi grottesco mi viene in mente Dion che aveva denunciato proprio la Bethesda per aver... poi vabbè, ha perso la causa per aver messo, anche perché aveva accettato di essere usate le sue musiche, per aver messo le sue canzoni in questo gioco che lui gli è sembrato così violento, grottesco e cattivo. Invece lui voleva soltanto disseminare amore con le sue canzoni. Poverino, ci è rimasto malissimo quando ha visto la violenza di Fallout. Quindi mi aspetto, ragazzi, un film, almeno una mia speranza, vietate ai minori di 18 anni, super splatter, violentissimo e cattivo, grottesco, fuori le righe, si dice? Fuori comunque dai canoni normali, che vada anche un po' a criticare la società come ha sempre fatto Fallout, le lobby, l'enclave. Spero ci sia tutto, ragazzi, per far capire che c'era di marcio. Magari ci fanno scoprire qualcosa che non siamo mai riusciti a capire dai capitoli di Fallout. La vedo dura. Ci saranno anche i Zentan, molto probabilmente. Cioè, nel senso, per chi conosce l'universo di Fallout, sappiate che gli alieni sono ben presenti e probabilmente sono anche motivo per cui è scoppiata la guerra nucleare tra la Cina e l'America. Ci sono tante teorie, comunque ne parleremo nei prossimi video, ragazzi. Questo era un video che voglio far uscire il prima possibile per avvertirvi di questa notizia bomba, sono felicissimo. E niente, spero che questo video ve lo vediate invece che il video, gli altri video che ho fatto che non parlavano di Fallout. Siete l'unica cosa che vi interessa. Invece erano molto interessanti i video che ho fatto sui talent. Passate su Twitch comunque, ragazzi, anche perché abbiamo parlato in questo periodo, oltre a giocare a Fallout, Fallout 76, Fallout 4, abbiamo, questo periodo apocalittico, aperto un canale, una specie di radio apocalisse, dove aggiorniamo su tutto quello che sta succedendo nel mondo, dai tempi dell'inizio del Covid alla rivoluzione che c'è stata in America, tutti gli aggiornamenti su quello che stava succedendo, tante cose che non sono state dette nei TG, roba di Anonymous, tutte cose segrete. Comunque ci siamo divertiti a girare per internet e a scoprire un sacco di notizie che non sono state dette nei TG italiani, e insomma è stato bello e divertente. Infatti, se vi va di passare, e soprattutto mo adesso che esce Amazon Prime e sta serie di Amazon Prime, abbonatevi a Amazon Prime e venite a sabato sul canale Twitch del Kitano, che è gratis. Quando collegate Amazon Prime a Twitch potete sabbarvi 12 volte l'anno, una volta al mese, su un canale Twitch, ovviamente il mio, e passatevi a sabbare, insomma. E dai, regà, io non ho dormito, sto fomentatissimo, mi vado a mangiare sushi con Dudubi, poi dopo penso che mi metto a organizzarmi per fare una live reaction e parleremo di questo argomento tutti insieme verso le 5 di pomeriggio. Quindi tutti belli carichi su Twitch, regà, trovate il link in descrizione. E niente, regà, porca trota, che cazzo di notizia assurda. Che poi non è vero che non sappiamo nulla su questa serie. Sicuramente almeno sappiamo come inizierà. Inizierà con la guerra. La guerra non cambia mai. E dai, ragazzuoli, ciao belli, alla prossima.